Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi parliamo delle cose che non sopportano gli influenzi. Sì, madonna. Oggi parliamo delle cose che non sopporto negli influencer di Instagram. Dico di Instagram perché è il social che frequento di più, diciamo, e che quindi, diciamo, mi permette di rendermi conto di quali sono quelle abitudini che proprio mi danno fastidio. Allora, diciamo, parto col dire che questo è un video che vuole essere divertente, non vuole essere un'accusa per nessuno, anzi, di solito mi piace un sacco poi leggere i vostri commenti con quelle che sono, secondo voi, le abitudini un po' fastidiose di questi influencer che ormai, insomma, stanno facendo quello che è diventato il lavoro più comune del mondo, quasi. Quindi, insomma, spero che nessuno ovviamente ce l'abbia con me per questa cosa, ridiamoci su e prendiamoci un momento per fare due chiacchiere e un po' di pettegolezzi insieme. E inoltre ci tengo anche a dire che io sono la prima fautrice del: se c'è una persona su Instagram che ti dà fastidio, quello che dice, come si comporta, quello che mostra, eliminala immediatamente. Quindi questo ovviamente deve essere un po' la regola generale, non seguiamo le persone che ci infastidiscono, però diciamo che qualche comportamento lo vediamo in ogni caso anche con un profilo molto pulito, e quindi oggi sono qui per parlarvi di quelle che sono le cose che infastidiscono me. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella, mi raccomando, per avere una notifica ogni volta che uscirà un mio nuovo video, e se non lo fate già seguitemi anche su Instagram, sono molto attiva. Io sono Martina Tazza. Numero 1. È brutto? Si vede sfocato il dito? Ok. Numero 1. Ho un segreto, non vedo l'ora di rivelarvelo. Questa è una cosa che proprio mi fa impazzire, perché lo fanno sempre più spesso, soprattutto gli influencer chiaramente più grandi. Quindi io capisco la necessità di creare aspettativa, di voler tenere il proprio pubblico incollato agli schermi per scoprire qual è questa novità tanto segreta, no? Però, insomma, fatto di continuo diventa pesante, soprattutto perché ho notato che la maggior parte delle volte il grande progetto o comunque il grande segreto che tenevano nascosto è di solito: uno, la scrittura di un libro, la pubblicazione di un libro, e quindi noi sappiamo che cosa ne pensiamo di influencer che pubblicano dei libri, oppure una collaborazione con un determinato brand, che per quanto possa essere una grande collaborazione si parla sempre di pubblicità, e non è una cosa che io di solito, insomma, amo particolarmente. Apprezzo chiaramente quando c'è un po' di aspettativa per dei progetti davvero importanti, come può essere, non so, aver iniziato un nuovo lavoro o aver aperto il proprio sito, oppure aver prenotato un viaggio importante che permetterà al profilo di crescere, di lavorare, eccetera. Io queste cose le comprendo perfettamente, sono magari delle cose un pochino più banali, come può essere una classica collaborazione che magari un influencer fa ogni santo giorno e che viene invece spacciata come l'evento del secolo, e quindi questa è un'abitudine. Quando io sento dire: ah, un segreto, non vedo l'ora di rivelarvelo, però adesso non posso dire niente, io alzo gli occhi al cielo. Numero 2. Le stories sui gatti. Ok, adesso voi mi odierete se siete degli amanti dei gatti, ma io, quando vengono mostrate 5-6 stories di fila su un gatto che dorme, oppure su una zampa di un gatto, oppure sul gatto che sta in piedi sopra la spalliera del divano a guardare un punto in lontananza, io penso: ma perché dovrebbe interessarmi una cosa del genere? In realtà io sono favorevole ovviamente a mostrare i propri cuccioli, anche ho un cane e mi piace ogni tanto mettere una foto o una storia su di lui, però ecco, diciamo che un po' il gatto non è che sia proprio l'animale più simpatico del mondo, un po' che i gatti ce l'hanno con me, quindi non ho un buon rapporto con loro. Alla fine, quando vedo troppe storie solo sui gatti, un pochino mi annoio e quindi salto e vado al profilo successivo. Numero 3. La sostenibilità come moda. Questa è una cosa proprio che mi viene in brividi solo se ci penso, perché
Io effettivamente, dato che parlo abbastanza di sostenibilità e cerco davvero di portare questa sostenibilità nella mia vita, non sopporto chi la utilizza soltanto perché è un po' l'argomento del momento e quindi fa comodo ogni tanto tirar fuori un brand sostenibile o dare un consiglio su un comportamento sostenibile per avere l'approvazione del proprio pubblico. Mi è capitato di vedere ragazze comprare ogni santo giorno da H&M, Zara, siti del genere, quindi non soltanto in negozio, per l'appunto farsi spedire cose, provarle, non vanno bene, fare un'infinità di resi ogni settimana, quindi la fast fashion, l'emblema dell'antisostenibilità, però poi magari dire oggi vado in posta a piedi perché così non inquino con la macchina. Quindi è ovvio che nessuno è perfetto, quindi io non sono qui a dire che dobbiamo essere sostenibili al 100% e che chi usa la macchina dovrebbe essere, non so, impiccato o fustigato, assolutamente no. Io stessa sono imperfetta nei miei acquisti e nelle mie azioni, però sicuramente c'è una certa coerenza in quello che faccio e in quello che dico. Quando vedo qualcuno dire mi raccomando fate la raccolta differenziata, oppure oggi ho comprato le mele dal fruttivendolo e poi per l'appunto comprare tutto da fast fashion, oppure non so, fare un'infinità di resi, perché sappiamo che anche i resi purtroppo andrebbero limitati perché anche questo inquina, beh, un pochino mi viene il dubbio che questa persona non stia soltanto cavalcando l'onda di una cosa che in questo momento porta ascolti ed è qualcosa che non mi piace, non è un bel comportamento, ecco, secondo me. È chiaro il discorso? Sì. Numero 4. Troppe pubblicità. Anche questa è una cosa che purtroppo vediamo soprattutto nei profili più grandi. Allora, io sono consapevole che gli influencer per vivere, dato che questo per loro è un lavoro, devono obbligatoriamente sponsorizzare qualcosa in modo da essere pagati da quel brand. Quindi non è una cosa che io non capisco o non tollero. Ecco, io stessa ho avuto un paio di volte, anche se ovviamente il mio profilo è piccolo, la possibilità di collaborare con qualche azienda e magari proporvi un codice sconto o avere un piccolo rimborso per il mio lavoro. Però c'è differenza tra fare questo in maniera molto genuina e molto onesta e chi invece lo fa soltanto per sparare prodotti sullo schermo in modo da avere tanti contatti, quindi tanti acquisti, e guadagnare il più possibile. E secondo me la differenza si vede. Io seguo alcune influencer che sono anche piuttosto conosciute, ma che nonostante facciano alcune sponsorizzazioni di prodotti nei quali che si vede che hanno usato, che nei quali credono, eccetera, ma che allo stesso tempo fanno anche tanti contenuti molto onesti, quotidiani, trasparenti, e quindi si percepisce l'onestà e la serietà della persona che c'è dall'altra parte, mentre alcune volte si vedono soltanto boom 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 codici sconto, andate a comprare anche cose che a volte non c'entrano niente con il profilo della persona che le sponsorizza. Io mi ricordo ad esempio passò un periodo in cui tutti avevano mazzi di fiori perché appunto questa ditta, non mi ricordo neppure il nome, sponsorizzava la possibilità di ordinare dei fiori online e farli recapitare a una persona direttamente a casa. Un servizio che esiste da secoli anche con i fiorai dei nostri paesi, che però insomma veniva veramente spacciato in qualunque profilo. E quindi a me queste cose di solito allontanano più che avvicinare. Numero 5. Gli asterischi. Sì, sto parlando di quegli asterischi che vengono messi alla fine della parola per non dare un genere a quella determinata parola o aggettivo. Lo so, ho letto tanto sull'argomento, quindi so che ci sono delle valide motivazioni dietro questa scelta e che in realtà si vuole soltanto cercare di includere anche l'universo femminile e non solo in quelle parole che prevedono soltanto l'uso del maschile. Però ragazzi, non lo posso vedere, non ci posso far niente, nel senso, non ho per questo, non sono una femminista o non appoggio le lotte femministe, però è una cosa che mi interrompe la lettura, nel senso che quando leggo non è scorrevole. Una cosa brutta da vedere, perché poi io sono anche una appassionata di grammatica, nel senso che quegli errori grammaticali mi fanno per l'appunto venire la pelle d'oca, e questi asterischi proprio sono
orribili da vedere e quindi io non li uso. Di solito uso il maschile perché volenti o nolenti la nostra lingua prevede che l'aggettivo appunto usato al maschile includa anche il femminile nel caso in cui appunto ci siano degli elementi femminili, oppure come faccio nella newsletter metto entrambe le opzioni, quindi non so, per esempio scrivo spero tu sia contento / a, quindi contento, contenta, cercando in questo modo insomma di includere entrambi il maschile e il femminile. Io l'asterisco non lo posso usare, non lo posso neppure vedere e mi dà l'orticaria, come si dice qui. E quindi è una cosa che non sopporto, spero che nessuno se la prenda. Bene ragazzi, il video finisce qui, io spero che vi abbia fatto anche sorridere. Insomma, siamo qui per farci due risate insieme, ma assolutamente nessuno deve sentirsi offeso da quello che ho detto. Poi tutti i gusti sono gusti, quindi il mondo è bello perché è vario. E dopo questi bellissimi luoghi comuni con i quali concludo questo video, vi chiedo di scrivermi nei commenti quali sono le cose che non sopportate, magari anche qualcosa che faccio io, chissà, così cercherò di darmi una regolata. E niente, noi ci vediamo prestissimo in un altro video. Ciao!